piccioni morti, acqua sporca e vasche vuote. Così una decina di giorni fa si presentavano le fontane cittadine di Arezzo, dal Parco Giotto a Piazza Sant'Agostino, passando per Viale Mecenate. Insomma, molte di queste vasche necessitavano di interventi di manutenzione. Qui al Parco Pertini, indubbiamente uno dei più amati e frequentati dagli aretini, come potete vedere alle mie spalle, ha preso finalmente avvio l'intervento da parte dell'amministrazione comunale. Abbiamo avviato i lavori di ripulizia e quindi di svuotamento di quella che è la vasca principale. Praticamente quella vasca per svuotarla ci vogliono 10 giorni. Abbiamo avviato questi lavori, sono praticamente ultimati e dopo partiremo con la pulizia. Una volta effettuata la pulizia di tutta la vasca, partiremo poi dopo con il riempimento e di conseguenza la vasca ritornerà a essere pulita. Ancora in attesa invece le due vasche di Viale Michelangelo. Queste sono state inserite nel progetto che già nel piano delle opere pubbliche e verranno riqualificate entrambe sul progetto dei giardini di Viale Michelangelo. Quelle vasche hanno dei problemi perché ci sono delle crepe che praticamente perdono e fanno uscire l'acqua. Stiamo facendo delle valutazioni per mettere dei materiali elastici che possano permettere appunto la copertura di queste che sono crepe, di queste piccole crepe, quindi la manutenzione ordinaria giusta, e finalmente potremo ridare anche quelle due vasche ai nostri concittadini. Nel cuore del centro storico, in piazza Sant'Agostino, invece la fontana purtroppo deve fare i conti soprattutto con i rifiuti e l'inciviltà. Spesso troviamo bottiglie, troviamo dei materiali plastici che non dovrebbero stare in queste vasche, però comunque la manutenzione c'è e stiamo portando avanti questi interventi.